of your fellow man, lend him a helping hand. Mi chiamo Jacopo, ho 12 anni e faccio da 6 anni il golf. È incominciato perché ho visto i miei genitori giocare e mi è piaciuto, allora ho provato a incominciare pure e mi è cominciato, cioè ho continuato. Ho cominciato a fare gol a 7 anni. Mi piace più l'impatto tecnico. Il mio sogno nel golf è diventare brava come mio fratello. Se non riesco a diventare brava come Carlo, la maestra. Come persona è veramente rompi, ma veramente. Invece come golfista è bravo. Il mio campione preferito è Tiger Woods. Io mi chiamo Federico, ho 9 anni e ho incominciato a giocare a golf grazie a mia madre e mio padre e mia nonna, perché mia nonna è stata la prima che è venuta qua a giocare a golf e ha raccontato tutto a mio padre, che poi ha raccontato tutto a me, che io ho incominciato a giocare a golf. Il mio sogno è di diventare un grande golfista, da grande diventare un campione. Col golf ti diverte giocare? In realtà non ho mai giocato a golf, ho soltanto provato a fare il primo lancio, devo dire che ho avuto serie difficoltà, però è uno sport che mi affascina e devo ammettere che vedere giocare voi mi ha incuriosito molto, per cui mi sa che mi avete fatto venire voglia di cominciare. Oggi è la prima lezione di golf, cercheremo di imparare come si tira. Quindi metteremo a posto tutto il grip e la posizione. E cercheremo di andare la palla il più lontano possibile. Senza uccidere nessuno. Ok. Ora inizia a fare il movimento. Gira le spalle e non girare le mani. La testa che guarda ancora verso la palla. E ora scendi, così va bene. Non lo so, credo che abbia colpito un piccione laggiù. A giovani italiani per emergere sicuramente manca innanzitutto la cultura e la tradizione, perché questo comunque è uno sport che viene giocato da pochissime persone come percentuale. E poi sicuramente un pizzico di cattiveria e di dedizione al lavoro, perché forse in Italia si sta troppo bene e quindi i ragazzi italiani si perdono nel passaggio dal dilettantismo al professionismo. Il modello ideale sicuramente è Tiger Woods per quanto riguarda i giocatori stranieri, non vedo un altro modello migliore. Mentre il modello italiano, Francesco Molinari, per l'organizzazione che ha avuto anche quando era dilettante, lui già aveva proiettato la mente nel mondo professionistico, però non dimenticherei Costantino Rocca, che è stato un giocatore che è arrivato dal nulla, si è fatto completamente da solo, una grande motivazione e determinazione, grandi sacrifici. Una gara di golf dura circa 4 ore e mezza, 70 colpi per un giocatore professionista nelle 18 buche e ogni colpo 40 secondi, quindi è estremamente complicato avere la giusta attenzione colpo dopo colpo. Per quanto mi riguarda, quando giocavo i tornei, fra un colpo e l'altro cercavo magari di distogliermi completamente da quello che era la gara, magari anche con delle tecniche di respirazione, perché è fondamentale essere concentrati nel momento in cui ci si avvicina al colpo. Quindi vivere assolutamente il presente e mettersi alle spalle tutto quello che è successo prima. Un campo è mediamente 6 km, 6 km e mezzo, ma in realtà poi si cammina molto di più perché ci sono gli spostamenti tra una buca e un'altra, perché non tutti i colpi vanno dritti, per cui mediamente in un giro da 18 buche si fanno 10 km.
Nel golf, come in molti altri sport, gli amatori, quelli che lo fanno per divertimento, a volte esagerano. Il pescatore a cui scappa un pesce di 2,5 kg, in realtà era un lattarino piuttosto che un ciclista che ha fatto 140 km, in realtà era solamente 40. Nel golf tutti tirano dei drive sopra i 220 metri, in realtà 220 metri sono tanti, ma fa parte del gioco, è un divertimento, per cui perché non dire che ho fatto qualcosa di più di quello che in realtà è stato? Mi aiuta ad essere più felice di quello che faccio, mi dà delle soddisfazioni e mi dà la voglia di tornare domani e riprovare a fare una cosa che crea e genera invidia tra i miei amici che magari non l'hanno mai fatto.